Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Anche questa sera siamo con la mascherina e in nostra compagnia c'è Michelle Visenda. Michelle è una ragazza giovane con un progetto molto interessante di cui ci parlerà. Buonasera a tutti, io sono Michelle, ho 21 anni e vengo da Brescia e ho ideato questa mia collezione che è una tesi di laurea, mi laureerò a dicembre 2020 allo IED di Milano, dove ho deciso di prendere il mio percorso personale e trasformarlo in abiti. A 15 anni ho iniziato a ingrassare per una malattia e da lì è partito un percorso di accettazione, perché appunto io non rispecchiavo i canoni della società e mi sentivo molto sotto pressione. Dopo questo periodo di accettazione ho deciso di prendere tutta la mia esperienza e trasportarla nei vestiti e aiutare donne come me a sentirsi molto più a loro agio col proprio corpo. Quindi il progetto di cui parliamo ci introduce subito nel mondo moda. Vedremo con Michelle un mondo un po' particolare che non è fatto solo di disegni e di progetti un po' più digitali come si vede oggi, ma nasce dalla tua passione originaria che è quella della macchina da cucire. Esatto, il mio progetto si affianca al mondo curvy e ho deciso di creare dei capi appunto per questo mondo e ho deciso anche di adattare i capi al corpo e non il contrario, perché penso che sia una cosa fondamentale che il mondo della moda non ha ancora fatto. Il progetto come si chiama? Plus. E lo diciamo perché è una particolarità, adesso poi vedremo la grafica, appunto ci farà vedere che i contatti principali sono quelli dei social e la particolarità di Instagram in questo senso è che non ti fa scrivere il nome con la diesi. Esatto. Elemento importante perché non è plus ma è plus, esatto. Che viene da... viene dalla mia origine bresciana appunto. Quindi un richiamo al sì, dialetto, insomma. Esatto, alla mia casa e al mio dialetto che si parla spesso in casa mia, soprattutto tra le mie nonne che mi hanno trasmesso la mia passione per la moda. Ok, ed è qui quindi che ritroviamo quello che dicevamo prima, la radice, sì, insomma. Esattamente. Quindi l'idea è quella di, insomma, secondo il tuo progetto, di lavorare sugli abiti che siano un punto di forza, sì, non un punto debole, però il punto debole ha avuto un ruolo importante, esatto, nella tua ricerca. Io ho intervistato 100 donne e queste 100 donne mi hanno dato dei contenuti fondamentali che io ho trasformato in moda. Ho chiesto alle donne quali fossero i punti deboli o i punti che accettano con più difficoltà, che sono appunto il seno, la pancia e i rotolini di pelle in eccesso. Io li ho presi e li ho trasformati in manipolazioni tessili, dove ho deciso di non nasconderli ma amplificarli negli abiti, perché una donna deve essere libera e di accettare il proprio corpo per com'è, senza essere vincolata da un pregiudizio esterno. Molto interessante, anche perché la manipolazione in questo senso, cioè l'eccesso, non è altro che semplicemente un'esaltazione di quello che siamo. Esatto. E gli abiti rispecchiano delle taglie particolari, sei partita da una taglia standard, visto che mi spiegavi si possono allargare, restringere. Sono partita dalla taglia 46 e ho deciso di amplificarla fino alla 54 e appunto con delle allacciature speciali attraverso asole, bottoni e lacci possono allargarsi e stringersi al corpo in base al corpo. E ho fatto due blocchi di taglie, dalla 46 alla 50 e dalla 50 alla 54, in modo che non escano dei difetti durante la fase di allacciamento del capo. Risulta abbastanza facile poi per chi lo indossa poter modificare l'abito? Sì, è tutta una procedura molto semplice. Ad esempio ho creato dei pantaloni che con delle asole è possibile infilarli e mettendo il cinturino si stringono perfettamente alla vita senza alcun problema. Ok, quindi questo è proprio per specializzare, insomma, sottolineare, insomma, il fatto che è il vestito ad adattarsi al corpo e non, esatto, viceversa, anche perché oggi lo vediamo, sicuramente tu sei giovane, avrai avuto un'esperienza personale proprio nel campo, non solo nella realtà fisica ma anche in quella virtuale, è difficile il rapporto con gli altri, con una realtà in cui spesso si tende ad enfatizzare un'immagine della società che non è poi quella quotidiana con cui noi abbiamo a che fare. E probabilmente il sottolineare, insomma, il fatto che il corpo va bene così com'è, ci mette forse in pace con noi stessi, anche nel momento in cui andiamo a cercare gli abiti. Esatto. Io ho avuto molte difficoltà a trovare dei capi, soprattutto nelle grandi marche e nei centri commerciali, perché le taglie non rispecchiano mai la realtà.
e quindi ho deciso di creare questa realtà nuova perché le donne non devono sentirsi a disagio se provano un vestito che effettivamente è la sua taglia, ma non è la taglia vera. Questo perché mi dicevi non c'è una corrispondenza esatta tra le taglie. Non esiste proprio una corrispondenza esatta. Molte volte vai a prendere una XL, le metti a confronto con una taglia più piccola e massimo passano mezzo centimetro e non corrisponde effettivamente a una taglia perché lo scatto taglia di ogni abito sono 4 centimetri da taglia in taglia. Perciò dovrebbe essere molto più grande e invece è molto più piccolo di quello che dovrebbe essere. Sì, questo ci fa capire, insomma, ci fa riflettere su come poi psicologicamente ci si possa sentire, perché Uno guarda la taglia e non guarda più al corpo, che di fatto è questo forse l'errore che ci rende più fragili, ecco. Sì. Esattamente. Quindi tu hai diviso le taglie in due blocchi, in modo per avere dei prototipi. Sì, esatto, e soprattutto per non creare difetti sul corpo che potrebbero essere spiacevoli. Ok, quindi si adatteranno perfettamente e saranno per ogni taglia e per ogni gusto. Esattamente. Però mi dicevi appunto, il tutto nasce con un progetto appunto di tesi. Sì, durato un anno e ho deciso di creare questa tesi e di presentarmi al concorso che IED ha creato. Mm-hmm. Sì, esatto. E sono stata selezionata tra tantissimi partecipanti, la mia tesi come altre 17 sono state messe in questa piattaforma che si chiama IED Avant Défilé e dei giudici hanno giudicato i progetti in base alla realizzazione, alla fattibilità, alla coerenza. Per questo progetto cosa avete dovuto presentare? Abbiamo dovuto presentare delle immagini di tesi che potevano essere dei bozzetti, dei mood board, qualsiasi cosa che rappresentasse il nostro mondo e poi abbiamo dovuto creare due video, uno un trailer di un minuto mentre un breve film di 3 minuti per capire meglio. Adesso mentre noi parliamo andrà in onda anche il video, il trailer, lo mandiamo perché è molto bello. La ragazza che balla rende secondo me in maniera perfetta quello che le parole talvolta invece si dilungano a raccontare. Esatto. Cioè tu nel video cerchi di mostrare quelli che sono i punti critici, quelli con cui una donna si deve rapportare ogni giorno e poi porti la tua soluzione con la tesi. Sì, esattamente. Quindi segui un processo quasi scientifico, dimostri la problematica e la risolvi. Esatto. E avremo modo di vedere quando questi abiti? Allora, la mia tesi verrà sviluppata nei prossimi mesi, verranno creati 6 outfit e poi verranno portati in vari negozi come campionatura e poi saranno destinati alla vendita. Ma la particolarità è che questo per ora è un progetto, è quello di Plus, sì, che poi noi su Instagram leggiamo come Plus, però non è solo un progetto, perché a breve mi hai detto ci sarà qualche sì, novità. Verrà registrato il marchio e si creerà il mio brand. Quindi speriamo che sia semplicemente un inizio per poi arrivare a vedere numerose sfilate in un momento magari un po' più fortunato di questo in cui ci si potrà rincontrare. Sì, esattamente. Cosa ti auguri per il futuro? Mi auguro di riuscire ad arrivare a molte donne e di continuare a creare capi per queste donne e che si adattino al loro corpo, perché è la cosa fondamentale. Non mi piace che una donna sia triste perché non trova la propria taglia. Io vorrei regalare tanta felicità a loro, ma anche a me. E siamo totalmente d'accordo, anche perché è una tematica che noi a Municipix cerchiamo di trattare, cioè di rapportarci con donne, ma non solo, che ci possano portare un loro punto di vista. E spesso sembra che l'abbigliamento, l'abito sia poi un mezzo, infine, altro che un mezzo per dire che le difficoltà ci sono. Che non è solo body positivity, che non è solo apertura verso gli altri, ma è proprio difficoltà nel trovarsi nella situazione. Sì. E la moda può aiutare in questo senso più che tante altre, insomma, forme. Sì, esatto. Con la mia moda spero di aiutare veramente tante, tante donne, ma anche uomini, perché in realtà io ho già pensato a una collezione anche al maschile. Questo ci piace, perché insomma bisogna guardare a tutti, esatto, insomma, a tutti i corpi del mondo.
Questo è un aspetto molto interessante e ce lo porta una ragazza molto giovane che insomma parte dalle origini del suo paese, del Bresciano, dell'esperienza con le nonne e lo porta poi fino allo IED, quindi un'esperienza universitaria e di moda. Sì, esatto. Allora Michelle, ti ringraziamo per la tua esperienza, per aver condiviso con noi le tue idee, sono sicuramente speciali e positive. E speriamo di vedere presto questo brand, questo marchio registrato. Intanto in bocca al lupo per la tesi. Grazie mille, buona serata a tutti. Noi ci rivediamo alla prossima puntata e buona sera a tutti.